Ciao a tutti e benvenuti su GameZeros.it. Ieri notte è stato il turno di PlayStation con la sua conferenza alle 3 2018, una conferenza un po' diversa dal solito perché dominata da quattro titoli molto molto grandi. Il primo dei quali era The Last of Us 2, che ci ha mostrato un gameplay con una Ellie un po' più cresciuta che la vedeva scappare da una serie di umani particolarmente ostili. Di Joel nessuna traccia. Destiny 2, i rinnegati, arriverà il 4 settembre e si è annunciato con un breve filmato in computer grafica in cui veniva fatto fuori addirittura Cade 6. Ghost of Tsushima è un altro titolo molto importante, ma ha una data ancora sconosciuta. Il titolo ci porta nel Giappone durante l'invasione mongola e ci mette nei panni di un samurai che dovrà appunto affrontare una pericolosa missione. Non ci sono informazioni a riguardo, se non che il gameplay sembra davvero promettente. Dopo tante speculazioni arriva finalmente il remake di Resident Evil 2, un titolo attesissimo che uscirà il prossimo 25 gennaio 2019. Non sappiamo ancora se ci saranno delle modifiche rispetto all'originale, così come successe con Resident Evil Rebirth, ma non vediamo l'ora di scoprirlo. Dopo essersi fatto attendere così tanto a lungo, Kingdom Hearts 3 ormai compare in ogni conferenza, per ricordarci che uscirà il 29 gennaio 2019. Nella conferenza Sony sono stati mostrati alcuni spezzoni inediti, tra cui alcuni ambientati nel mondo dei Pirati dei Caraibi. Death Stranding, invece, anche lui con una data da annunciare, continua a farsi vedere senza però chiarire che cosa sia effettivamente Death Stranding. Molto più chiaro invece Marvel Spider-Man in uscita il 7 settembre 2018, quindi a fine estate, che ci propone una serie di combattimenti in stile Batman Arkham, però ovviamente con tutta l'acrobazia e la spettacolarità del nostro amichevole uomo ragno di quartiere. Vi diamo appuntamento ai prossimi video e vi ringraziamo per essere stati con noi. Trovate il recap completo sul nostro sito internet. Ciao a tutti!